Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta puntata sul corso del linguaggio Basic. Oggi vediamo la funzione RND, che genera numeri pseudo-casuali, e la funzione int, che restituisce la parte intera di un numero, ed anche la variabile di sistema timer. Implementiamo le funzioni RND e int all'interno di un programma, che può essere utile ai vostri figli e nipoti per ripassare le tabelline. Il computer misura anche il tempo impiegato a calcolare le varie tabelline tramite la variabile di sistema timer. Il programma delle tabelline è disponibile se seguite il link in descrizione. Anche il programma che analizziamo oggi può essere eseguito sui vari Commodore a 8 bit, come il Commodore 64, il 16, il BIC 20, il Commodore 128 e il PET. Lo potete eseguire sugli emulatori, come il BIOS e il CCS64. Inoltre è compatibile con il GV Basic del vecchio DOS per PC IBM, che vediamo girare nell'emulatore DOSBox. Per chi non lo conoscesse, DOSBox consente di far funzionare vecchi programmi DOS anche su Windows 10. Non da ultimo, il programma per ripassare le tabelline è compatibile anche con il Quick Basic QB64, introdotto nella puntata 3 del corso, che consente di compilare programmi in Basic e di creare dei file eseguibili per Windows, Linux e Mac. Ma iniziamo subito ad analizzare il programma che serve per ripassare le tabelline. Le prime tre righe di programma, la 10, la 20 e la 30, contengono le istruzioni REM per scrivere i commenti che abbiamo già visto nella prima puntata del corso. Anche le righe dalla 40 alla 90 comprese contengono istruzioni già viste. In particolare, dalla riga 50 viene chiesto all'utente fino a quale tabellina vuole ripassare. Ho voluto limitare la larghezza monitor delle varie richieste in ragione del monitor con meno caratteri, che è quello del Commodore VIC 20. Il programma di esempio consente anche di ripassare fino a una tabellina specifica, ad esempio quella del 5. Infatti i ragazzi non studiano tutte le tabelline insieme e potrebbero voler ripassare le varie tabelline fino a dove sono arrivati con lo studio. Il computer memorizza il numero della tabellina fino alla quale si vuole ripassare nella variabile numerica NT. La riga 70, tramite l'istruzione if-then già vista nella seconda puntata del corso, controlla che la tabellina sia compresa tra quella dell'1 e quella del 10. Se il numero fosse esterno a tali limiti, la domanda verrebbe riformulata. Alla riga 80, il computer chiede quanti esercizi si vogliono eseguire. Infatti, è possibile decidere il numero NE di calcoli che l'utente deve eseguire per il ripasso. Non è previsto un limite massimo al numero dei conti che il malcapitato utente deve eseguire. Tale numero però non può essere inferiore a 1, altrimenti la domanda viene posta nuovamente. Con la riga 110 viene effettuata l'inizializzazione del generatore di numeri casuali. Infatti, se RND non viene inizializzato con un numero casuale, restituirebbe sempre la stessa sequenza di numeri. Facciamo una prova con il Commodore PET. Lo accendiamo e chiediamo di scrivere un numero casuale. La funzione RND restituisce sempre un valore minore di 1, ma maggiore o uguale a 0. Ce lo trascriviamo. Poi resettiamo il computer e chiediamo sempre un numero casuale. Il numero è sempre lo stesso. Se però inizializziamo il generatore di numeri casuali con una variabile che cambia ad ogni momento, ad esempio timer, dopo ne parleremo, il numero casuale generato è sempre diverso. Nel programma delle tabelline, il numero casuale serve per individuare due fattori sempre diversi nelle varie moltiplicazioni che vengono proposte all'utente. La riga 130 memorizza il timer nella variabile numerica TM, che serve per contare il tempo che l'utente ha impiegato ad effettuare i vari conti. Relativamente alla variabile di sistema timer, nel Basic del Commodore non esiste, però funziona. Infatti esiste la variabile di sistema time, che restituisce il numero di sessantesimi di secondi che sono trascorsi dall'accensione del computer. Dato che le variabili vengono riconosciute dalle loro prime due lettere, time viene riconosciuta come TI, come anche timer, per questo funziona, e funzionerebbe anche un qualsiasi altro nome che iniziasse per TI. Comunque, nel programma ho scritto proprio timer al posto di time per compatibilità con gli altri basic del DOS, in cui la variabile di sistema timer è implementata. Sempre approfondendo il timer, nei Commodore il valore si aggiorna di 60 unità al secondo. Invece,
Nel BASIC dei PC il valore è decimale e la parte intera rappresenta i secondi trascorsi dalla mezzanotte. Dovremo tener conto di questa differenza dopo, nell'ultima riga del programma, quando calcoleremo il tempo che l'utente ha impiegato a effettuare i vari conti delle tabelline. Dalla riga 200 alla 290 comprese, arriviamo al cuore del programma. Il ciclo for next, che abbiamo già studiato nella terza puntata del corso, genera per n e volte il numero di esercizi le moltiplicazioni da proporre all'utente. La riga 220 genera il primo fattore m1, intero casuale, che deve essere compreso tra 0 e l'ultima tabellina che l'utente ha studiato, mt. Il secondo fattore m2 della moltiplicazione, generato alla riga 230, è sempre compreso tra 0 e 10. Per questi conti ci viene utile la funzione int che, per i numeri positivi, restituisce la parte intera, tralasciando quanto c'è dopo la virgola. Approfondiamo il calcolo dei due fattori m1 e m2 con il Commodore VIC-20. Il numero casuale, generato dalla funzione rnd, è compreso tra 0 e 1 escluso. Supponiamo di voler calcolare la tabellina del 10. Anche se venisse generato un numero casuale molto grande, ad esempio 0,99, il 10 non verrebbe mai raggiunto. Per questo bisogna moltiplicare la funzione rnd per il numero massimo che si vuole generare più 1. In questo caso, per arrivare fino a 10, dobbiamo moltiplicare per 11. I fattori della moltiplicazione devono essere numeri interi. Ecco perché ci viene utile la funzione int, che per numeri positivi restituisce la sola parte intera del numero, tralasciando i decimali. Torniamo al programma. Abbiamo i due fattori m1 e m2, interi casuali, per comporre la moltiplicazione. Dalla riga 240 alla 260, il computer chiede all'utente il risultato della moltiplicazione m1 per m2. Tale risultato viene memorizzato nella variabile mr. Tramite due istruzioni if-then, il computer valuta se mr, il risultato emesso dall'utente, è uguale al valore corretto della moltiplicazione. Se il risultato è giusto, viene incrementato il valore della variabile ng, che rappresenta il numero degli esercizi corretti. Inoltre, viene gratificato l'utente. Se invece il risultato è errato, viene incrementato il valore di ns, che è il numero di risposte errate emesse dall'utente. Inoltre, viene scritto a monitor sbagliato. Raggiunta l'istruzione next ES, presente alla riga 290, il ciclo for ES si ripete. L'utente è invitato a calcolare le restanti moltiplicazioni. Terminata la sfida, il computer restituisce i risultati dalla riga 300 in poi. Vengono indicati a monitor il numero totale degli esercizi NE. Quante moltiplicazioni l'utente ha eseguito correttamente NG e il numero di moltiplicazioni errate NS. Inoltre, nella riga 350, il computer indica il tempo impiegato dall'utente per fare i calcoli, espresso in secondi. Il computer scrive il tempo trascorso tra l'ultimo esercizio, valore attuale di timer, e il primo, memorizzato in precedenza nella variabile TM. Qui c'è una piccola differenza tra il BASIC del Commodore e quello per i PC. Infatti, nel Commodore, il valore del timer deve essere diviso per 60. Per i PC, la divisione non è necessaria, in quanto il valore è già espresso in secondi. Bene, facciamo una gara e vediamo chi è più bravo con le tabelline. Proviamo tutte le tabelline fino a quella del 10 per un totale di 5 esercizi a testa. Vediamo se riusciamo a recuperare altri partecipanti.
Spero che anche questa puntata vi sia stata utile. Per essere avvisati quando usciranno gli altri tutorial, esperimenti e recensioni relativi ai retrocomputer e le successive puntate del corso sul Basic, vi suggerisco di iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.